Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Origin. Siamo di nuovo a tentare l'ultimo episodio di Gideon Yora, che appunto diventerà poi Gideon Jura, contro i Titani. Il Titano di Erebos. La scorsa volta non ci è andato particolarmente bene, ma è anche, dovrebbe anche essere, tra virgolette, il più complesso dei 5 da sconfiggere, ecco. E con gli altri non abbiamo avuto grandi problemi finora, quindi ci sta. Poi sapete che io di base sono down, sono nabbo, quindi... Allora, sì, andiamo di pianura. E avanguardia d'elite, sì. Elite Avanguard, che non è male perché ha un 2-1 per essere giocato per una sola terra, per un solo mana. Non è male. Allora, lui gioca un palude. Vai di pianura e artiglio rapido, sì, mi sembra che sia l'unica. 3-1 che è davvero ottimo. Hanno tutti e due poca difesa, ma fin tanto che lui non ha creature ci saranno molto utili. Confermiamo l'attacco e così lo portiamo a 19. Ah, 19, 18. Avevo letto sbagliato, avevo letto con 1 e 2. Scusate. Allora, un'altra palude. Non giocare niente, così ti faccio altre 5. Larva cerebrale. Un avversario bersaglio rivela la sua mano e tu scegli una carta non terra da essa. Esilia quella carta fin dato che la larva cerebrale non lascia il campo di battaglia. Cosa mi toglierà la cavaliera della lancetta celeste? Ah no, mi ha tolto l'altra. Forse perché era quella prima che potevo giocare per prima. Dici di giocarlo adesso? Sì, sì, ci sta. Ci sta in pieno perché così con un +1/+1, anche se mi blocca, gli faccio comunque parecchi danni. Io attacco con tutte e due, siccome consiglia lui. E lui non bloccherà, credo, per non ridarmi la carta. Infatti, in questo modo sì, lui può infliggermi un danno nel prossimo turno. Però io l'ho portato praticamente a metà della vita ed è già un'ottima cosa. Allora, lui gioca un'altra terra. Attacca? Non attacca. Però gioca un tetro guardiano, che è quello che aveva abbastanza anche lo scorso giro. Per il fatto che cioè toglie un punto di vita, ma quello non è grave. Il fatto è che è un ottimo difensore, perché è 1-4. E quindi può parare quasi qualsiasi cosa. Non fa danni quasi, però è un'ottima cosa. Noi non abbiamo molto da giocare ora con noi. Ma quello fin quanto è valido, scusa? Ah no, rimane per sempre. E allora io quasi quasi potrei anche attaccare con tutto. Tanto male che vada, lui mi fa 2 danni. Se me ne blocca uno, sì, ecco. Mi blocca quello, però ci perde la larva cerebrale. Ottimo, sacerdotessa esiliatrice, esilia una creatura bersaglio controllata da un avversario finché la... Ok. Gioco questo per esiliargli quello, sì. Può essere davvero ottimo, perché così lo porterebbe in una situazione di svantaggio. Abbiamo 11 punti di vantaggio ed è un vantaggio che non dobbiamo assolutamente sprecare. Se ci venisse dell'altro mana, -1/-1 per ogni hack. Mi secca la sacerdotessa. Sì. Niente, siamo tornati come prima. Più di prima. Altro artiglio rapido.
Vado con questo. Me lo bloccherà probabilmente. Sì. Aia, ne è un altro. Ho bisogno di giocare a una creatura volante per forza. Ma se non mi viene mana non posso giocare niente qua. Ho bisogno almeno di un altro punto di mana. Oh, eccolo, eccolo qua. Ok. Lui mi dice gru di rifornimento. Perché? Ah, perché dà un più uno più uno. Mentre questa ha un doppio attacco però, Questa più difesa. Tanto non ho bisogno di difendere. Ah sì, andiamo di questo, con questo glielo fidiamo, giusto giro. Allora, più uno a chi lo do? Ma potrei darlo lei stessa? Sì, ottimo. 4-6, perfetto. Allora, non attacco con lei, però posso attaccare con loro due. Probabilmente me li bloccherà tutti e due, però se me li blocca tutti e due non attacca con quella. A parte che è difficile che mi attacchi con quelle che tolgono praticamente niente, però... Ah, là così ne perde uno. Quello gli ci muore. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ora abbiamo solo 8 punti di vantaggio, ma... Cos'è questo? Ah, meno uno fino alla fine del turno. Ok, non è grave. Giusto per il fatto che ho questo, altrimenti queste sarebbero morte. Allora, ottimo. Ah, quella della guardia. Questo attacca senza tappare, ma non è una grande difesa, effettivamente. Io giocherei la cavalleria della lancia celeste più che altro. E attacco con questa, perché il gigante è un po' un casino. Se non altro, così se mi attacca col gigante posso bloccarglielo sacrificando queste due. Ok, se tutto va bene il prossimo giro chiudiamo. Ah! Mi secca quella. Dannazione. Attacca con quello, in modo che io sia costretto a usare questo. Se blocco con questo, perché? Mi muore gratis. O forse c'è qualcosa che vuole... Forse è qualcosa che me lo killa. No. Boh. È quello della guardia. E io attaccherei con questo. Che non può essere fermato e dovrebbe portarci la vittoria. Se non erro. Non può bloccarla. Ottimo. Ottimo. E in 9 minuti siamo riusciti a concludere questo giro. Il vincitore ci ha dato un po' di monetine, con le quali potremo poi comprare degli altri mazzi. E vediamoci la cutscene.
non sento niente. Ah, perché è bassissimo il volume in questa parte. Ok. Non lo so come mai, ma era bassissimo il volume. E niente, allora quindi lui è stato catapultato nell'altro piano in seguito alla morte dei suoi compagni. Completata la campagna di Gideon. Ottimo. Tre buste Magic Origins. Ottimo, vediamo se ce le fa a sbustare. Il dolore per la morte dei tuoi compagni è straziante, la tua scintilla di Planeswalker si accende, scagliandoti su Bant. Qui scopri un regno di cavalieri che ti ispira a diventare uno di loro. Prendi il nome di Gideon, giura e cerchi redenzione. Allora, apri tutte le buste. No. Apriamone una per una, dai. Allora, aspirante aeronauta. A volare. Crea ingranaggi di Ghirapur. Ah, elite di Twinen. Geist della torre. Ixus, guardiano della prigione. È una creatura leggendaria. Not bad. Busta successiva. Allora. Non mi fa zoomare adesso, non so come mai. Boh. Bug. Vabbè, scintilla di Chandra di Boh. Vai, apri questa. Niente, non mi fa più zoomare. Via. Torna al negozio. Ah, possiamo prendere un... una busta. Conferma. E vediamo un po'. Niente, non mi fa zoomare. Vabbè. Me le guarderò poi con calma. Allora, modalità storia. Qua abbiamo completato tutto. Quindi dovremmo passare a Jace Beleren. Sei Jace Beleren, un tredicenne che vive su uno degli imponenti anelli magici di Frin. Possiedi un talento naturale per la magia mentale, sei in grado di leggere i pensieri di coloro che ti circondano. Trovi difficile stringere legami con gli altri, poiché hai la dolorosa consapevolezza che ti considerano uno scherzo della natura. Buon. Ok, iniziamo quindi. Jace Beleren. Spesso cerchi la solitudine offerta dalla sommità dell'anello magico, è l'unico luogo in cui i pensieri altrui non possono raggiungerti e bombardare la tua mente. Di solito è un posto tranquillo, ma non oggi. Allora. E spesso c'è... sì, ok. Chi è quest'altra gentaglia? Questa qua è una donnicciola. La vogliono seccare? Non lo so, probabilmente. O comunque... bulli dell'anello magico. Oh... oh oh oh, che paura. Allora, maga azzurra è un 2-1. Fantasma, una creatura illusione. Ma mi sembra abbastanza buona come prima. Come prima pesca. Poi non so esattamente che tipo di mazzo abbia. Mantieni la mano, sì. Inizia lui. Inizia lui. Allora, non potremo giocare niente per due giri. Qua cos'è che ho pescato? Spirale psichica, un istantaneo. Ok, non mi serve adesso quello. Vabbè, a parte che non posso giocarla, quindi dobbiamo vedere un attimo come gira. La fortuna adesso. Allora, lui è un mazzo rosso qualcosa. E forse abbiamo un blu puro. Seguito Focci di Cenere.
non mi piace. Non mi piacciono i mazzi rossi come avversari. Forse perché c'era quel mazzo rosso l'anno scorso che era parecchio ostico contro cui combattere. Abbiamo una maga azzurra. Due uno. Che se usiamo per bloccare quello ci muore. Perché riceve 3 danni. Non ha first strike, vero? No. Che in italiano è tipo iniziativa. Non so come si chiama in italiano. Blocco. E ci rimetto quella. No, non ora. Oh Zeus. Not good, non mi piace. Fantasma cieco, posso giocare oppure pesca due carte. Ma andrei di fantasma cieco ora come ora. Per avere un minimo con cui attaccare. E attaccherei con la maga azzurra. Ok. Immaginavo. Ha scartato quello per farmi due danni e così ho perso la maga, ma lui ha perso il più due, il boost. Preferisco. Adesso lui ci morirebbe ancora perché se lo blocco mi fa un danno in più. Lui mi dice di bloccarlo, però non so se mi conviene sacrificare il fantasma cieco per questo. Perché potrei avere... Ha poca difesa, no, non voglio... Non voglio sacrificare quello. Potrei anche usare una creatura con solo uno. Per seccarglielo. Cioè, perché devo sacrificare un 2-3? No, no, no. Avrei dovuto ucciderlo col primo turno. Oh Zeus. Not good. Una creatura con volare. Quindi devo giocare per forza il drago fantasma in fretta. Ma a parte che il mio turno posso giocare già il drago fantasma. Tosto. O la maga azzurra. No. Drago fantasma. È troppo forte il drago fantasma. Un 5-5. È l'unica. L'unico casino è quello. E io attacco con questo, sì. Se difende con lui ci muore. A gratis, quindi non credo che difenderà. Infatti. Ottimo. Siamo ancora in una situazione di svantaggio, sono già quasi passati 20 minuti, ma portiamo un po' pazienza e vediamo un attimo cosa combina. Attacca con tutti e due, ottimo. Se io blocco lui, mi conviene, no? O mi conviene bloccare l'altro? Forse mi conviene bloccare l'altro che è un pochettino più ostico e poi pensare dopo a... al drago. Ottimo, perché ci avrei semplicemente perso il drago. Perché con la facoltà di potenziarselo che ha, io quasi quasi pescherei una carta al costo di 3. No, spammiamo maghe azzurre, è meglio. In modo da difenderci contro quel drago là. Ah, però lui è volare. No. No, forse era meglio pescare, forse era meglio pescare. Se io attaccassi con questo posso, perfetto. Questo qua fa un fracco di danni e il...
problema è che mi seccherà questo drago in poco. Il fatto è che lui prende più 1 più 0. Lì ci morirebbero entrambi. Però devo per forza ucciderlo, mi ha già fatto troppi danni. Avrei dovuto bloccare lui forse prima, eh. Sì. Ah, Cribbio. Ok. E se non altro ora non può boostare quello. E io sono obbligato a giocargli. Ah, non ha attaccato. È perché altrimenti mi l'avrebbe perso. Pesca due carte, sì. Non posso giocare più niente. Sotto fase di attacco. Non posso attaccare con lui perché sennò altrimenti mi ci muore. Però posso spammare questi tre. Uno me lo secca. Però gli altri due passano. Non posso stare troppo a lesinare. Cribbio, ora con tutte queste terre può infliggermi una dose di danni infinita. Se lui si boosta con 3, 6, 1, 7, 2, 9 mi uccide. Devo per forza sacrificare questo e prendere 4 danni. Non l'ho giocata per niente bene sto giro. Ne uso tutto quanto gli servono per seccarmelo. Aia. Un altro segugio di cenere. Non la vedo bene. Ma io non riesco mai a giocare bene contro i rossi. Questo potrebbe servirmi, sì. Per fargli tornare in mano quello. Anche se ha rapidità e quindi non è che mi salvi molto, eh. Non ho di che sopravvivere. Se mi attacca sto giro con qualcosa di più che il drago vulcanico sono morto. E non ho modo di ucciderlo questo turno. Uso quello e gli faccio tornare in mano il segugio Fauci di Cenere. Anche perché quella rapidità ha poco senso farglielo tornare in mano. E attacco con questi due. Non gli faccio molti danni, perché arriva poi semplicemente a 8. Il casino è lui, il casino è lui. Ah, Cribbio. È perso. È perso. 5. Bom. GG. Bom, ci vediamo nel prossimo video allora, ragazzi. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti. Vi invito a lasciare un mi piace se per caso vi fosse piaciuto l'episodio. E iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti.